La trasmissione Medicina, Salute e Benessere è offerta da Convidian Italia. Medicina, Salute, Benessere. Conduce Liana Radici. Buongiorno, buongiorno, siamo in ritardo quest'oggi per parlare di medicina, salute e benessere. Oggi però non ci occupiamo di niente di brutto, niente di preoccupante. Oggi vogliamo dedicare la nostra attenzione all'estetica. Eh sì, perché l'estetica è sempre più importante nella nostra società, è importante presentarsi bene, a proprio agio, sentirsi belli. Per parlare di questo abbiamo in collegamento il professor Vito Contreas, chirurgo plastico, nonché docente di chirurgia plastica e ricostruttiva della mammella presso l'Università di Tor Vergata. Professore, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, professore. Allora, belli a tutti i costi, non è vero? Magari. Purtroppo è così, no? Cerchiamo tutti quanti di migliorare. Io oggi volevo appunto parlare del lipofilling. Perché? Perché spesso magrezza è sintomo di bellezza. Ecco, però questo può andar bene, diciamo, un po' per il fisico. Fisicamente una persona snella, insomma, veste meglio, si sente meglio. Però per quanto riguarda il viso non è così, perché spesso le persone molto magre tendono ad avere anche il viso molto con molte rughe, insomma veramente un po' troppo scarno, e questo non è sintomo quindi né di bellezza né di salute. A questo che cosa ci può aiutare? Il lipofilling, ad esempio? Sì, considerando che fondamentalmente l'età generalmente è considerata sinonimo di bellezza, nel senso che il giovane è bello a prescindere. Per antonomasia, diciamo così, più bello di come lui stesso sarà da anziano, no? Certo. Allora, qual è la differenza? Se noi vediamo gli antipodi, per esempio, se vediamo il bambino, paffutello, pieno sicuramente, in viso, eccetera, e vediamo l'anziano, anche l'estremamente anziano, quanto è svuotato, si capisce che fondamentalmente, diciamo, nel corso della vita avviene praticamente fisiologicamente un riassorbimento di tutto quello che è il tessuto adiposo, che appunto sta al di sotto della pelle e prima, diciamo, delle fasce muscolari che poi sono ancora più profonde. Quindi il lipofilling che fa? Ristorando questo strato che viene negli anni a mancare, in pratica ci riporta un po' indietro negli anni, cioè quindi proprio per definizione. Certo, quindi è un vero e proprio riempitivo. Però la bellezza di questa, ecco. Però ecco, dobbiamo intenderlo non tanto come un qualcosa che gonfi, ma ecco, con qualcosa che ripristina. Esatto, va a ristabilire un po' l'armonia della parte del corpo, del viso che viene trattata. Però la cosa più importante, secondo me, è quella che non è che si va ad inserire materiali estranei al nostro corpo. Ecco, quindi questa è la cosa, eclatante. Che cercavo di far capire che non è un camouflage, cioè io sono svuotato e metto qualcosa che non mi dà fastidio, che non mi dà male, che non mi dà allergia, ma diciamo qualche cosa di posticcio che riempie questo svuotamento, questa ipotrofia di cose. No, io vado proprio a ripristinare quello che mi manca. Certo. Quindi è una vera e propria ricostruzione, è una medicina rigenerativa. Ecco, questo è il bello del lipofilling. Sì, ma io direi non soltanto questo, perché facciamo un esempio, no? Se io volessi reintegrare un po' quelle che sono le mie, allora per quanto mi riguarda no, perché ho il viso abbastanza paffutello e rotondo, però ecco, una persona che volesse riempire le guance, che so, gli zigomi e così via, questo grasso, la cosa bella è che fa con un unico intervento risolve due problemi, perché questo grasso si potrebbe andare a prendere invece in un'altra zona del corpo che ne ha in eccesso, che so, la pancia, non è vero, o le cosce. Allora, diciamo tre problemi, perché fondamentalmente abbiamo parlato di riempimento e di ripristino, quindi di ricostruzione e quindi di medicina rigenerativa, però non abbiamo detto che questo grasso, tra l'altro, ha anche delle proprietà, non è soltanto, diciamo, un riempitivo, come dicevamo, sì, ecco. Una ricostruzione, diciamo, secondo dei canoni fisiologici. Ma questo grasso contiene anche molte cellule staminali. A carico di queste cellule staminali è la, diciamo, la differenziazione, quindi la vera e propria costruzione di strutture generalmente di tipo vascolare. Questo che vuol dire? Che noi nel mettere grasso non mettiamo soltanto delle cellule adipose, che è giusto che stiano lì, che sono nostre e che quindi, diciamo, ripristinano una situazione di anni passati, ma noi mettiamo una nuova rete vascolare
mettendo una nuova rete vascolare, noi mettiamo una circolazione, quindi noi una vera e propria portiamo, rigenerazione dei tessuti, sì, poi portiamo in realtà sangue e ossigeno in una zona dove probabilmente poteva non essercene. E quindi che significa? Per esempio la pelle del fumatore, che è tipicamente una pelle non bella, è proprio a causa questo della sofferenza del microcircolo superficiale che si ha nei fumatori, subisce delle modificazioni estremamente favorevoli dopo un trattamento del genere, proprio perché queste cellule staminali vanno a ripristinare quel circolo che il fumo aveva distrutto. Certo. E quindi ecco che la nuova apporto d'ossigeno alla superficie ci porta ad avere una pelle meravigliosa rispetto a quella iniziale. Ecco, se poi si associa anche lo smettere di fumare, sarebbe... Quello sicuramente sarebbe auspicabile. Per dire, dico, quindi intanto questa è una seconda funzione, cioè quindi col grasso noi portiamo fondamentalmente una rigenerazione, quindi portiamo ossigeno, portiamo novità, portiamo vita e poi portiamo volume, e quindi sono due cose. Poi la terza cosa è quella che diceva lei, cioè fondamentalmente tra l'altro lo andiamo a levare dove possibilmente ci potrebbe anche essere utile, no? Diciamo, ecco, essere utile, perché semmai c'è un lipoaccumulo. Certo. Quindi a questo punto potremmo aver risolto tre problemi. Quindi volume, diciamo, ecco, se uno volesse la vitalità del tessuto e la sovrabbondanza da qualche altra parte dove non ci piace. Anche perché i quantitativi, io non so, per esempio per ripristinare, per ridare la forma giusta ad un volto, quanto grasso occorre? Guardi, si va da un minimo di 10 centimetri cubi, che generalmente sono quelli impiegati per esempio per riempire i solchi che... E parlando di una siringa, per avere un'idea proprio concreta, parlando di una siringa... Ma qui c'è da tenere presente che noi nel volto usiamo sempre siringhe da un centimetro cubo. Quindi 10 centimetri sono tantissimi. Che poi è la quantità del classico acido ialuronico, un centimetro cubo. Quindi ecco, rispetto all'acido ialuronico, noi di grasso generalmente non ne mettiamo mai meno di 7, 8, 10. Ecco, quindi ne serve molto di più. Ma non è che ne serve di molto di più, è che siccome non lo dobbiamo pagare a quei costi... Non si bada a spese, paghiamo, ecco. Non badiamo a spese, è autofornito. Si paga l'opera del chirurgo, si paga i tempi di sala operatoria per poter fare una cosa del genere, però logicamente poi il materiale è gratuito, quindi è automaticamente... Quindi si abbattono i costi. Limitazioni, si abbassano enormemente i costi rispetto al volume che viene iniettato. Certo. C'è da tenere presente una cosa, che però come l'acido ialuronico anche il grasso c'è un riassorbimento, cioè non è che se noi mettiamo 10 centimetri, 10 centimetri rimangono per sempre, ma di quei 10 probabilmente un po' ne viene riassorbito, 3, 4, ecco, questo in è che generalmente... tempi avviene il riassorbimento? Diciamo che non avviene il riassorbimento, ma avvengono anche dei processi di riproduzione, per cui diciamo, fondamentalmente noi possiamo dire che cosa è rimasto del nostro trattamento dopo 3 mesi. Perché esiste una curva di riassorbimento, ma esiste anche una curva riproduttiva del cellulare, per cui sarebbe sbagliato dare un timing a un mese o a 45 giorni per dire quello è il momento in cui noi possiamo valutare l'esito della nostra sessione di lipofilling. Ma poi sicuramente è anche soggettivo, sicuramente anche soggettivo poi è il riassorbimento. È soggettivo alla tecnica, è soggettivo a mille cose. Ad esempio l'esposizione al sole potrebbe in qualche maniera... Non ha nessun problema, ecco. Diciamo che però il lipofilling, siccome è leggermente più traumatico delle classiche punturine a cui siamo abituati, perché le punturine che noi facciamo le facciamo con degli aghi sottilissimi, sì. Il grasso ha uno spessore proprio, è un mezzo più spesso, più viscoso, certo. Diciamo che passa meno attraverso le piccole aperture rispetto all'acido ialuronico, quindi dobbiamo usare delle microcannule. Queste microcannule sono sempre un pochettino più spesse degli aghi e quindi diciamo è un po' più traumatico. Ecco, quindi allora, serve un post-operatorio sì, è leggermente più lungo rispetto a un semplice trattamento, che so, di acido ialuronico, di punturine, ecco. Come dice lei.
se io faccio l'acido ialuronico oggi lo posso anche fare perché lei stia bene dopodomani, che certo, quindi è immediato il risultato. Per esempio, ecco, potrebbe essere il giorno in cui lei ha proprio bisogno di stare bene perché ha un'occasione, cioè è invitata a una festa, un matrimonio, un qualcosa del genere. Non mi permetterei mai di fare un lipofilling 48 ore prima di un momento sociale, perché potrebbe venire fuori un livido, un qualche cosa che poi, diciamo, compromette. È chiaro, diciamo, in quel momento sarebbe irreversibile.